Quali sono davvero i connotati del fenomeno spreco di talenti che caratterizza i millennials calabresi? Cosa si muove di positivo fra le nuove generazioni, start-up e imprese di giovani? Quale contributo può derivare da una rete dei talenti per un rilancio che dia prospettive alla Calabria? E quali azioni si devono sostanziare dentro e fuori le università per valorizzare il capitale umano giovanile? Sono questi, per sommi capi, i temi affrontati dalla Svimez nella ricerca Calabria Regione Aperta verso la rete dei giovani talenti, promossa dall'Associazione Ex Consiglieri Regionali della Calabria, che è stata presentata nella sala Giuditta Levato a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria. La ricerca è un vero e proprio rapporto approfondito, illustrata da Adriano Giannola, presidente Svimez, e poi analizzata nel corso di una tavola rotonda che ha visto impegnati Stefano Arturo Priolo, presidente dell'Associazione Ex Consigliere Regionale della Calabria, Costantino Fittante, coordinatore regionale Associazione Ex Parlamentari, Luca Bianchi, direttore Svimez, ha coordinato la sezione I Giovani, le Strategie e le Università, con interventi di rappresentanti di Atenei e testimonianze di start-up, spin-off e imprese sociali.